Luigi Chiatti, il mostro di Foligno, condannato a 30 anni di reclusione per gli omicidi di Simone Allegretti e Lorenzo Paolucci, terminerà entro l'estate di scontare la sua pena, ma non tornerà automaticamente libero. Il legale di Chiatti, Claudio Franceschini, spiega ai nostri microfoni che la possibilità per il suo assistito di tornare in libertà è per ora remota, perché Chiatti, nel pronunciamento della condanna, fu dichiarato soggetto pericoloso, dunque sottoposto alla misura di sicurezza per la valutazione della pericolosità, che può durare anche tutta la vita. Chiatti non tornerà automaticamente libero, perché qual è il meccanismo che sottintende a questa affermazione? Certo, ovviamente non potrà tornare libero. La stessa sentenza di condanna prevede che dopo il periodo di reclusione Chiatti dovrà scontare una misura di sicurezza, e la sentenza parla di per un periodo di 3 anni. Ora, la misura di sicurezza sostanzialmente si applica quando un soggetto, e questo è il caso di Luigi Chiatti, viene dichiarato pericoloso, e così è stato al momento della sentenza di condanna. Per cui non ci può essere un automatismo, cioè finita la pena della reclusione Chiatti è libero. Questa è una cosa che non si può nemmeno dire tecnicamente. Chiatti potrà semmai un giorno aspirare ad avere una libertà, che potrebbe essere anche una libertà vigilata, soltanto al momento in cui il magistrato di sorveglianza, sulla scorta quindi di perizie, che in questo caso sono ovviamente psichiatriche, potrà stabilire che Chiatti non è pericoloso. Quindi credo che il clamore in questo momento non abbia alcun senso, non si può dire che Chiatti esce entro l'anno. Quindi insomma non possiamo dire quali sono ancora gli elementi raccolti in carcere su di lui, questa perizia dovrà essere disposta. Sì, noi come difensori ancora non abbiamo contezza di tutti gli elementi raccolti durante il periodo carcerario, ma sicuramente questi elementi non saranno sufficienti per poter far decidere il magistrato di sorveglianza, il quale affiderà l'incarico ad un consulente psichiatrico per valutare allo stato, cioè oggi, se Chiatti è ancora pericoloso o meno.